Allora, adesso appena che si vede, per favore fatemi vedere qualche cuoricino, qualche dettino. Prendete lì, noi siamo a pagina 10. Non vedo ancora nessun messaggio. Nessun. Shalom. Sentiamo. Oh, cuoricini ci sono. Bene, bene, bene. Ok. Allora, qualche messaggio? Messaggio, qualche messaggio? Qualche messaggio? Apri proprio anche la finestra, per favore. Allora, non vedo nessun. Ci ascolta, si sente? Ok. Non vedo nessun messaggio. Nessun messaggio? Nessun messaggio. Commenti? Non c'è nessun commento? Ma si ascolta o no? Si sente o no? Sì? Non vedo niente. Sì. Ah, un cuoricino. Allora, penso che questo vuol dire che si ascolta. Ok. Allora, shalom, buonasera, vi voglio. Anna! Bene, grazie Anna. C'è tanto tempo che non ti sento. Bene, bene, bene. Ok, Baruch Hashem. Ciao, Anna, tu sei una vecchia vicina di casa. Sì, ok. Allora, stasera continuiamo il sesto lezione su Likutei Amarim, che è il libro basilare del Hasidismo Chabad, che porta gli insegnamenti della Kabbalah, proprio le più profonde tradizioni ebraiche datoci da Hashem, in una maniera che si può e si cerca di capire. Ok, allora, come abbiamo detto, siamo a pagina 10, l'ultima riga di pagina 10. Quello che abbiamo studiato fino adesso che una persona è considerata una persona giusto nel vero senso della parola è soltanto qualcuno che possiede qualche cosa particolare. Non basta fare. Essere una persona perfetta nelle azioni, un tipo robot, allora non sei un malvagio. Però, anche se tu fai tutte le raccomandazioni di Hashem, non fai mai uno sbaglio. E anche guardando i prossimi che tu potrai influenzare, ehi! Addio a loro di comportarsi bene e ti ascoltano. Oh, che tu non, diciamo, tu fai tutto, 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 ma non sei un uomo giusto. E allora abbiamo spiegato che tutto dipende dai tuoi spinti, dai tuoi animazioni. Una persona, per esempio, è molto molto preciso, tipo tedesco, e lui non vuole, odio proprio il calore, non va neanche al mare durante l'estate, lui odia l'inferno, quindi fa tutto per non andare a finire nell'inferno, perché odia diciamo, il fuoco. Allora chiamare una persona di questo genere che odia, diciamo, l'inferno, il calore, e perciò lui è una persona perfetta, dire che lui è un giusto con un G maiuscolo è difficile. Allora spiega all'altro Rebbe, tutto dipende dalle motivazioni. E spiega, dobbiamo fare un'analisi, chi siamo noi, come siamo fatti. E allora, portando le parole del Arizal,
tramite il suo allievo Rabbi Chaim Vital, allora spiega che ogni singola, siccome questo è un libro basato sulla religione ebraica, allora spiega l'Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman spiega le cose secondo la Torah. Allora ogni singolo ebreo possiede due anime, due forze di vita. Allora, queste due forze di vita è inserito nel sangue della persona, perché siccome questo è un'energia così forte, nessun particolare arte del corpo ha la capacità di a chiudere questa forza, questo nefesh. Però nel sangue, che non ha una limitata spazio eccetera, e ha dei calori, allora questo è lo spazio dove l'anima si rivela. Parliamo dell'anima che dà la vita a ogni singola persona, come dice il brano, che nefesh habasar, che l'anima, l'energia, la vita della persona, badamo, è nel sangue, come abbiamo studiato. E allora spiega che ogni singolo ebreo, lui possiede due di queste forze. Uno, che viene parlato perché viene introdotto nel corpo della persona all'inizio della sua vita, la seconda anima, la seconda energia, quella divina, viene considerato il secondo perché entra nel corpo dell'ebreo soltanto quando compie 13 anni per un maschio e per una femmina 12 anni, perché loro, le femmine, sono migliori di noi, sono più maturi, hanno meglio, diciamo, non parlare troppo di questo, adesso non c'entra niente. Sì, mia moglie anche mi dice, se parlate, non parliamo di questo. Allora, questa anima, il primo che viene introdotto nel corpo umano, viene chiamato nella Kabbalah Kelipa, una buccia. Come una buccia in una frutta copre sulla sugosa frutta che c'è dentro, la stessa cosa, questa anima è chiamato nella Kabbalah Kelipa perché nasconde sulla verità dell'esistenza di ogni cosa. Ogni singola cosa esiste perché c'è Hashem che dà a lui non soltanto la vita, lo dà la sua esistenza. Tutto il mondo è soltanto esiste perché Hashem lo sta creando ogni secondo, come abbiamo parlato nelle altre lezioni. Grazie. E allora, quando una persona vive la sua vita normale, non vede proprio l'esistenza di Hashem che lo sta dando la vita. È nascosto. Uno che non frequenta le lezioni di Rav Roda, magari vivrà 120 anni, non si anche si accorge che esiste un Dio. Sì, dicono, diciamo, in film c'è Dio, però non sanno che cosa vuol dire Dio che lo pensa ogni secondo, lo dà ogni cosa che lui possiede e che lui vive proprio 100% dalla volontà di Hashem. E allora ecco perciò questa anima che dà vita al corpo
diciamo, non soltanto che batte un cuore, ma anche intelligenza, eccetera, di vedere, eccetera. Questo viene chiamato Nefesh, l'anima della Kelipa. E viene chiamato anche Sitera Achara, l'altra parte. Ho spiegato che quando si parla della cucina ebraica, allora c'è carne, c'è latte e poi c'è qualche cosa che non è né carne né latte. Parve vuol dire neutrale. Però quando parliamo delle verità che esiste nel mondo, ci sono soltanto due idee. C'è la conoscenza che tutto è di Hashem, di Dio, e questo abbiamo un'anima che è proprio una parte integrale di Hashem. Allora questo è il mondo di Hashem. Se non sei diretto connesso con la presenza di Hashem, se tu non pensi di lui ogni momento possibile, sei già dall'altra parte. Sitera Achara. Non c'è una neutralità. Ma io servo Hashem 23 ore, 59 minuti al giorno. Però, Hashem, sono umano. Oh, devi darmi un minuto di pensare a quello che voglio io. Tu fai parte del Sitra Achara, tu sei dall'altra parte. O tutto o niente. E abbiamo parlato degli aggettivi di bontà, di buono o di malvagità. Allora, quando parliamo di Hashem, allora qualsiasi cosa che è connesso con Hashem è considerato buono. Se non sei collegato, unito con Hashem, ormai tu fai parte del mondo della malvagità. Sei un bravo ragazzo, che simpatico, eccetera. Però, siccome tu non hai niente a che fare con Hashem, cioè accettando Hashem, perché fai la tua vita quale che vuoi tu fai parte della malvagità. Ecco perciò Rabbi Chaim Vital comincia a spiegare che la prima anima che dà vitalità alla persona viene chiamato Klipa, viene chiamata Sitra Achara, l'altra parte, perché una forza che dà vita al corpo, proprio per poter vivere. Lui, anche se è stato creato dalla forza di Dio, perché senza la forza di Dio non esiste nulla, però Hashem, siccome lui è Hashem onnipotente, lui ha la capacità e ha la possibilità di nascondersi in quello che lui crea. Per esempio, come abbiamo dato l'esempio, abbiamo questa tavola, siccome prima che Hashem ha creato il mondo non esisteva niente. E allora quando Hashem ha creato tutto il mondo, che cos'è la vera esistenza di tutto? È Hashem, perché non c'era nient'altro di poter prendere e, diciamo, costruire. C'era soltanto Hashem, però è un altro, diciamo, discorso. Questo non è adesso. E allora Hashem, in questo primo anima, lui si è nascosto, che non è apparente che lui è connesso con questa anima della Kelipa e del Sitra Achara. E abbiamo detto che utilizzeremo, parlando di quest'anima, chiamiamolo Nefesh HaBehamet, l'anima animalesca. Non è che
Vogliamo dire che una persona è stupido, no, vuol dire come un animale. Bravo ragazzo, mio cane, lo voglio tanto bene, mio gatto, c'è tutto, bravi ragazzi, però di che cosa pensano loro? Vogliono star bene, vogliono dormire, avere il loro cibo, quando gratte a loro la spalla, eccetera, allora si mettono al muro, anche se fa cadere il muro, non io devo star bene. Allora l'anima animalesca, anche se un animale ha un livello molto minore, molto più limitato di un'anima vitale, del Sitra Achara, del Klipa dell'uomo, però chiamiamo tutti Nefesh HaBehemet, l'anima animalesca, per dire che questa forza ci dà una cosa che a lui interessa, star bene. E allora abbiamo detto come ogni esistenza che c'è in questo mondo ha quattro elementi che danno a loro la loro sostanza: fuoco, acqua, aria e, diciamo, sabbia, terra. Allora, no, come? Polvere. Polvere, terra, sì. Allora non è soltanto nelle questioni, nei articoli materiali, ma anche nei articoli spirituali, anche loro posseggono questi quattro elementi. Allora, settimana scorsa abbiamo parlato che questo Nefesh HaBehemet, questa anima animalesca, quella della Kilipa, della Sitra Achra, ha, secondo la sua composizione, ha quattro tipi di comportamenti che chiamiamoli malvagi, perché non tengono e non danno importanza all'esistenza di Hashem. Quindi, come abbiamo spiegato, se non è direttamente connesso con Hashem, è già malvagità. E allora abbiamo spiegato: quell'elemento di fuoco della anima animalesca porta alla persona di essere proprio inquietato e superbia, perché come il fuoco ha l'abitudine, la natura che va su, una persona che pensa troppo del suo io e vuole essere sempre accontentato, lui si innalza. Allora questo viene dall'elemento di fuoco. L'elemento di acqua che c'è nell'anima animalesca porta, diciamo, che una persona avrà godimento dei piaceri della vita, buon cibo, diciamo, ogni persona sceglie i suoi piaceri, come l'acqua dà dolcezza a frutta. Se uno prende un'anguria, allora, siccome è dolce, è pieno di acqua. Allora, acqua è connesso al piacere. Adesso parleremo, e questa è l'ultima riga di pagina 10, allora parliamo che cosa dà, diciamo, questo elemento di aria. Allora spiega l'Alterebbe: veholulut e frivolità. Ciao, le persone vanno, dicevo, non importa. Oh, veleizanut, oh, derisione. Sorridere una persona che a te
non è molto simpatico. E allora disprezzare questo viene dall'elemento di aria, perché non ha sostanza, è soltanto diceria, è una cosa che tu hai inventato, come l'aria non ha una sostanza. E allora una persona che gli piace, diciamo, bistecon, e allora bistecon si paga, diciamo, è sostanzioso. E allora, come l'acqua, anche questa è una cosa sostanziosa, si può toccare, eccetera, eccetera. Poi c'è vehit paru, sempre dell'elemento dell'aria, vanità. Allora abbiamo parlato di superbia, è un elemento di fuoco, è, diciamo, è derivante dell'elemento di fuoco. Una persona che lui è un grande professore, è un grande studioso, sa 10 libri a memoria. Lui è proprio, è superbia, perché quante persone sono del mio grado di poter conoscere 10 libri complicati, sofisticati come allora lui ha questa abitudine dall'elemento di fuoco. Fuoco è qualcosa che si può vedere, è già tangibile. Invece vanità, io sono io, però non corrisponde alla verità. Allora io posso parlare, io sono il miglior calciatore nel mondo, però non corrisponde alla verità, è tutto aria che non ha sostanza. Poi c'è anche Udvarim Betelim, e chiacchiere inutile. Io ti posso dire questo e questo calciatore, quanti gol ha fatto nella sua carriera, quanta assistenza. A che cosa serve? Però ci sono tanta gente che loro dedicano la loro vita a conoscere esattamente quando si è sposato, quando il suo compleanno, quanti gol ha fatto, quanti paga, quanto riceve. Sono parole inutili, e questo è un derivante del Nefesh HaBehamit, dall'elemento di aria senza sostanza. Questo è Miyisod HaRuach, dall'elemento dell'aria senza sostanza. Poi, siamo a pagina 11, ve'atzlut, pigrizia, ve'atzvut, atzvut è tristezza. Allora, questo sono i risultati dal Nefesh HaBehamit Miyisod, dall'elemento Heafar, della polvere. La polvere è pesante. Quando uno è pigro sembra che lui è un pezzo di una tonnellata, perché non si muove, è proprio pesante. E anche, diciamo, uno che è triste farlo uscire dal letto sembra una cosa impossibile, perché non ha motivazione di farlo muovere. Allora, una persona di natura, siccome lui ha questo Nefesh HaBehamit, questo anima di Kelipa, e allora lui automaticamente ha, da questi quattro elementi, ha questo nel suo corpo, nel suo desiderio, nel suo cervello, nel suo cuore, che desiderano, diciamo, essere, diciamo, vanitosi, essere, diciamo, pieno di godimento per il cibo, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Però aggiunge l'alterebbe una cosa che è veramente qualche cosa
di incredibile. Dice l'Alter Rebbe, vegam e anche midot tovot, buone caratteristiche, perché tutte queste caratteristiche che abbiamo parlato fino ad adesso, c'è poco di bontà. Materiale, corporeo, ma buono, che non ha niente a che... Buono abbiamo detto che è soltanto qualche cosa che ha a che fare, che è unito, che è corrispondente ad Hashem. Allora, diciamo, chiacchiere, diciamo, quanti gol ha fatto, non c'entra niente. Però dice l'Alter Rebbe, anche caratteristiche buone, Shebeteva, che è nella natura con Israele, di ogni singolo ebreo, betoldotam, dalla loro nascita, questo fa parte del loro DNA, che mo, per esempio, Rachmanut, misericordia, Ugmilut chasadim e benevolenza baot mimena, vengono da questa anima animalesca, vengono dalla kelipa, vengono dalla sitra achara, sto facendo benevolenza, sto facendo misericordia. Hashem, cosa vuoi ancora? Siccome tu stai facendo questo, beteva dalla tua natura, noi sappiamo che ci sono circa 130.000 lingue, dialetti nel mondo. C'è soltanto una lingua creata da Hashem, da Dio. Quando Adamo ed Eva, nella prima giornata della loro esistenza, erano nel paradiso, sa, non so se tutti sanno, ma gli uomini sono sempre in desiderio di essere coccolati dalle loro mogli. E allora, Adam era lì nel paradiso, c'erano tutti questi frutti esotici, wow, e non costava niente perché non c'erano ancora, diciamo, quelli che vendevano. Lui aveva voglia di un mango, di un kiwi, o di qualche altra frutta. Allora ha chiesto alla sua moglie di, diciamo, di portarlo senza piatti, diciamo, di darlo. Come lui ha chiesto? O ha parlato? Ha parlato, ma non ha parlato in italiano perché l'Italia non esisteva ancora, non ha parlato neanche in inglese perché non c'era ancora. In che lingua ha parlato? Come Hashem ha creato l'uomo e la donna con naso, occhi, orecchie, eccetera, cuore, eccetera, ha creato anche una lingua di poter comunicare uno con l'altro. E questa è la lingua che viene chiamata oggi Ivrit, però Ivrit oggi è già un mescolio di tante altre cose, ma nella tradizione viene chiamato Lashon HaKodesh, una lingua santa che abbiamo parlato tante volte. Santa vuol dire diverso, lingua diversa. Siccome siamo tutti maturi qui, come mai viene chiamato la lingua diverso? Perché non esiste una parola per dire chiaro i genitali dell'uomo e della donna. Quando si parla del genitale dell'uomo si parla di un dito. Quando si parla del genitale della donna si parla del corridoio. Però non c'è la parola vagina, non c'è la parola pene, non esiste. È una lingua
Kadosh, diverso. Ok, allora, quando parliamo di ebraico, ogni singola parola ha un profondo messaggio per spiegare perché è stato scelto proprio questa parola. Per darvi un esempio, la faccia di una persona viene chiamato panim. Panim vuol dire la faccia. Come mai Hashem ha scelto panim per esprimere la faccia? Perché la parola panim vuol dire dentro. Noi sappiamo proprio l'inno israeliano, kol od balei vav penima, se c'è ancora nel cuore penima dentro, un aspetto, penima vuol dire dentro. Ecco perciò Hashem ha dato sulla faccia il nome panim, perché sulla faccia della persona tu puoi vedere che tipo di persona è. Se ha un cuore dolce, buono, si vede proprio sulle righe della faccia. O se è un duro, un freddo, si vede subito sulla faccia. Ma panim è sempre plurale, perché non esiste una persona che ha soltanto un tipo di pensiero, un tipo di sentimento, ci sono tanti, ecco perciò è sempre plurale. Ok, adesso non parliamo, diciamo, dell'ebraico. Teva, che abbiamo spiegato, vuol dire natura. Perché viene chiamato la natura in ebraico, in Lashon HaKodesh? Viene chiamato Teva perché Tavua, Teva vuol dire sommerso. Cosa vuol dire la natura? La natura sommerge la verità che esiste in ogni cosa. Il sole sorge ogni mattina, è la natura. Ma sai che in questo momento Hashem sta dando al sole, diciamo, tutte le possibilità di sorgere e di dare la luce, eccetera, eccetera, eccetera. Però succede tutti i giorni. Allora è come sommerso. È la natura, sommerso. E allora dice l'Alter Rebbe, gli ebrei sono un popolo che hanno di natura dei caratteristiche buone. Questo fa parte dell'anima animalesca. Come mai? Perché per avere a che fare con Hashem, per avere a che fare con la verità, devi lavorare, devi escogitare da te, creare in te questa caratteristica di benevolenza e di misericordia. Se viene, è più forte di me, sono fatto così, non c'entra Dio niente. Questo è la tua natura, come io ho creato la persona. La creazione di una anima animalesca di un ebreo è diverso di un animale animalesco di un non ebreo. E questo che dice che bi Israel, perché agli ebrei nefesh zo de klipa, questa anima da parte della buccia, della sitrachra, dall'altra parte humi klipat noga, è della buccia che viene chiamato noga, vuol dire illuminato. Allora, come abbiamo spiegato, ogni cosa
senza Hashem non può esistere, però Hashem nella sua infinità ha nascosto se stesso in questo anima animalesca. Si può cercare qualsiasi, diciamo, raggi, MRI, eccetera, non si vede niente di Hashem. Lui si è nascosto. Ecco perciò, siccome la presenza di Hashem non esiste e non sente, ecco perciò interessa, diciamo, il bistecco, come abbiamo parlato, diciamo, tutti, diciamo, derivanti di questa anima. Però anime dei clipà, del sitra achara, del nefesh habehamit, animalesca di un ebreo, è di un livello che Hashem nasconde se stesso, però qualche minimissimo illuminazione, vuol dire, della presenza di Hashem c'è. Non si sente che è di Hashem, perché è parte dell'anima animalesca, però Hashem lascia che rimarrà un pochino di luce, un pochino della sua presenza, senza che la persona si accorgi. E da questa luce, da questa presenza di Hashem, arriva all'ebreo di fare misericordia, di fare benevolenza. Anche un non ebreo, ci sono tante persone che sono veramente, veramente bravi, fanno misericordia e fanno benevolenza. Allora parleremo fra poco di questo. E allora ci sono due modi di spiegare. La stramaggioranza della gente nel mondo non ebraico, che loro fanno benevolenza, che fanno misericordia, generalmente è perché loro vogliono avere qualche resoconto. Quando tornello vuol dire io aiuto questo qua, allora tutti parleranno che sono una brava persona, così mi voteranno, eccetera, eccetera, eccetera. O è una persona che ha ricevuto dai suoi genitori una sottilezza, raffinatezza. Dispiace a lui vedere una persona in sofferenza. Una persona che proprio è gonfio perché non ha mangiato, non può dormire, allora gli dà. Vuol dire sta aiutando la persona per se stessa. Lui vuole star bene. Quando parliamo di bene è soltanto quando uno aiuta perché è la volontà di Hashem. Questo è qualche cosa molto raro, che uno aiuta la persona perché è la volontà di Hashem. Anche da un ebreo, come abbiamo spiegato, siccome fa parte della sua natura, non ha niente a che fare con la bontà, non ha niente a che fare con Hashem. Ma a parte questo del Klipat Noga, da questo buccia che ha un po' di luce, vuol dire da un ebreo c'è la possibilità che aiuterà la prossima persona, perché siccome c'è un po' di luce, un po' di presenza di Hashem della sua anima animalesca, ha la capacità di vedere un'altra persona, ebreo o non ebreo, che sta soffrendo, dà importanza alla prossima persona che esiste perché
una scintille, un'energia di Hashem. Allora, siccome l'anima animalesca di un ebreo ha questa luce che è una parte integrale di Hashem, e allora ha la capacità di vedere la sofferenza della persona che soffre. Ma un non ebreo non ha questa capacità perché non esiste nessuna luce nel suo cuore. Allora, quindi, anche se lui aiuterà il prossimo, allora perché lui non posso vedere qualcuno che soffre? Mi dispiace a me. Aiuto, perché così diciamo tutti racconteranno, parleranno diciamo sul Rai che io sono una persona che viene, diciamo, non ha la capacità. Però ci sono anche dei non ebrei che loro hanno capacità di aiutare una prossima persona perché la prossima persona sta soffrendo non perché a me dà disturbo. E Maimonidi e anche tanti maestri della Kabbalah parlano di questi non ebrei e lo chiamano Chassidei Umot Haolam. Dei persone, Chassid, persone. Pia. Pie, persone che pensano al prossimo, che fanno parte dei, diciamo, dei popoli della terra. Allora loro hanno le stesse anime come gli ebrei, anche se loro non sono ebrei, hanno le stesse anime e le loro anime animalesche vengono di questo Kilipa, che viene chiamato Kripat Noga. Una luce, una proprio parte delle presenze di Hashem nella loro anima animalesca. Ok. Behu, è questo anima che gli ebrei posseggono, allora Behu Misod, questo è da un'esistenza molto molto sofisticato, Eitz Hadaat Tovara, l'albero, la frutta dell'albero che Adamo ed Eva avevano proibizione di mangiare era il Eitz Hadaat, l'albero che portava conoscenza del male e del bene. Adesso non è il momento di spiegare questo, diciamo, soggetto, però come derivante di questo albero con la frutta di bene e male, arriva dopo miliardi di miliardi di nascondimento, arriva l'anima animalesca di un ebreo. Ok. Allora, io vorrei portare le parole della Gemara di Yevamot che abbiamo parlato che gli ebrei di natura hanno queste due caratteristiche. Uno, che sono benevole, e due sono misericordiosi. Allora, dove si trova questo? Allora, nella Gemara di Yevamot, fa parte della questione di, diciamo, di donne. Allora, pagina 89, pagina 89. Momento. Dov'è?
Oh, eccolo, eccolo. Allora, parliamo dei profeti. Samuele 2, capitolo 31. Allora, racconta il profeta che alla fine del regno di Davide, allora c'erano 3 anni di carestia. 3 anni, uno anno dopo l'altro, che proprio gente morivano di fame, era una cosa incredibile. Allora il primo anno Davide ha pensato che questo è causato di idolatria, allora hanno fatto ricerca, hanno visto che non esiste idolatria, e allora non è questa la ragione. Secondo anno hanno pensato di altri peccati, terzo anno non è possibile che questo continua, e allora siccome c'era proprio il pettorale del Kohen Gadol che era insieme con Davide, e allora Davide come re aveva il permesso di chiedere il Kohen Gadol, lui aveva il pettorale sul suo petto, la persona che chiedeva la domanda era indietro e a bassa voce chiedeva la sua domanda, e il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, leggeva questo tipo di computer con i 12 pietre, che era una cosa complicata, però diciamo ha ricevuto la risposta, il perché Hashem ha portato questa carestia. E c'erano 2 ragioni. Uno, perché il re Saul, che è stato ucciso dai Filistei, e l'hanno trovato, l'hanno tagliato la sua testa e hanno proprio impiccato il suo corpo sul muro, e allora non è stato mai sepolto decentemente, e allora questa è una ragione perché è venuto a mancare cibo alla gente, perché loro non si comportano in una maniera, diciamo, degna del popolo ebraico. E la seconda ragione è perché quando Saul, lui stava rincorrendo Davide, il suo genero, perché era ingesolito, perché lui ha perso il suo regno. Questo dovete leggere voi nei profeti. Allora ha sentito che una città dei sacerdoti hanno aiutato Davide e lui aveva pensato che loro facevano parte della ribellione. Allora lui ha ucciso, ha fatto uccidere tutti questi sacerdoti. Allora, questi sacerdoti, quando sono stati eliminati, loro avevano servi che portavano acqua, portavano legno, e quando sono stati proprio eliminati questa città dei Kohanim, allora i servitori che erano Givonim, loro hanno sofferto la fame e diversi sono morti. Allora Hashem dice a re Davide tramite il pettorella del Kohen Gadol, e allora ecco perciò è successo che c'è questo, diciamo, carestia. Allora per Shaul, allora lui ha arrangiato che si faceva, diciamo, una sepoltura decente, eccetera, eccetera, eccetera. Per la questione dei Givonim, che loro, diciamo, sono inquietati con, diciamo, gli ebrei, perché dalla loro gente sono morti, perché sono morti di fame. Allora Davide ha detto, parlo con loro, fatto chiamare, riunioni,
ditemi voi qualsiasi cosa che volete, siamo pronti di accontentarvi, perché è impossibile continuare a vivere senza cibo. Allora, questi Givonim, che loro nel tempo di Yoshua, quando hanno sentito che gli ebrei arrivano in Israele per conquistare, perché questa è la terra nostra che è stato dato agli ebrei da Hashem, e allora loro avevano paura che loro saranno proprio uccisi e non volevano, diciamo, spostarsi da un'altra parte, allora si sono, questo potete leggere nel Josué. Allora la gente, questo, allora sono, hanno ingannato gli ebrei, e gli ebrei, perché loro hanno detto che vengono da un paese molto lontano, hanno sentito la grandezza di Dio, allora quindi vogliono diventare ebrei, abbracciare l'ebraismo. Allora Yoshua, che era una brava persona, non ha mai sentito persone che dicono bugie, allora gli ha accettato. Però dopo è uscito che loro abitano lì, però siccome gli ebrei hanno promesso a loro che saranno accettati, però siccome hanno ingannato gli ebrei, allora Yoshua ha detto voi potete vivere in pace, però voi dovete prestare servizio ai sacerdoti, essere quelli che portavano l'acqua e il legno, eccetera. Ok, e così è rimasto per tanti anni, per diversi centinaia di anni. Allora loro hanno detto a Davide, guardi, a noi non ci interessa soldi, a noi siamo in quei tatto con voi ebrei, l'unico modo come noi saremo un pochino, diciamo, tranquillizzati, vogliamo 7 figli, nipoti dalla famiglia di re Saul, quello che lui ha portato alla distruzione dei sacerdoti, saranno impiccati da noi. Davide ha cominciato a parlare, mandare qui, non c'è niente da fare, vogliamo prendere vendetta 7 dei nipoti di re Saul, li impicchiamo. E allora, quando Davide ha sentito loro questo, allora, siccome ha sentito dal pettorale che questa è la ragione, allora ha fatto passare membri della famiglia di Saul davanti all'Arona Kodesh, all'Arca dell'Alleanza, e la persona della famiglia di Saul che è rimasto bloccato, vuol dire tu sei uno di questi 7. E sono stati fermati 7 di questi, altri sono passati che non sono stati fermati. Bene, ok. Allora, re Davide, quando ha visto la loro durezza, che non avevano il minimo di misericordia, allora lui ha vietato per l'eternità che questi Givonim non possono sposarsi con il popolo ebraico, con uno del popolo ebraico. Perché? Allora, perché Davide ha vietato a loro di avere dei rapporti, diciamo, di sposarsi con gli ebrei? Perché amar David, queste sono le parole della Gemara, Yevamot, pagina 89. Amar David, Gimul Simanim, ci sono 3 caratteristiche, Yesh Biumazu, in questo popolo degli ebrei ci sono 3 caratteristiche. 1. Rachmanim,
sono misericordiosi, ubai shanim, e sono anche, diciamo, persone timidi, e poi begomle chassadim, sono anche benevole. E siccome voi non siete di uno di questi tre tipi, non potete sposarvi con un ebreo. Sposatevi con voi stessi, vivete in pace, però è vietato di avere un rapporto. E il pasuk, diciamo, la Gemara porta da dove sappiamo che questa è la caratteristica della, diciamo, ok. Interessante che David dice che caratteristiche degli ebrei sono tre cose. Uno, che sono misericordiosi. Due, che sono timidi. Ma qui l'Alter Rebbe dice che caratteristica di natura degli ebrei è misericordia e benevolenza, ma non dice timidezza. Allora spiega il Maharsha, spiegano i commentari la ragione perché sono veramente timidi. Non è una questione della loro nefesh habeamit, non è una questione della loro natura che loro posseggono la vita del nefesh habeamit. Perché sono timidi? Perché quando Hashem si è rivelato agli ebrei sulla promulgazione della Torah, allora Hashem ha detto: io voglio dimostrarmi davanti al popolo, perché Bavurti, e questo è nell'Esodo capitolo 20, Bavurti e Yirato Alpnechem, che avrete timore della presenza di Hashem, vedendo Hashem stesso, e poi quelli che erano presenti racconteranno ai loro figli. Allora non saranno, diciamo, quelli che vogliono dimenticare, saranno timidi. Allora l'Alter Rebbe non porta la terza cosa che porta qui la Gemara, perché qui nel Tanya parliamo della natura dell'anima animalesca. La natura dell'anima animalesca per un ebreo è di essere una persona fiera, una persona piena di energia, perché loro hanno questo nefesh habeamit, nefesh dell'altra parte, con luce, con una presenza di Hashem, allora quindi sono fieri. Però dopo che hanno ricevuto la Torah da Hashem in una maniera rivelata, ha portato proprio timidezza. Ecco perciò l'Alter Rebbe non porta che gli ebrei hanno il terzo timidezza, che questo non fa parte della loro natura. La loro natura è di essere fiero, però siccome loro hanno visto la presenza di Hashem, hanno sentito dei loro genitori, allora quindi sono un pochino più timidi. Però vorrei portare ancora, anche se diciamo qualche minuto, diciamo, sopra. Allora, sono stati impiccati questi sette poveri, diciamo, ebrei, nipoti di Shaul, e una madre di due di questi bambini, che erano, diciamo, impiccati tutti insieme, circa Pesach. Allora la mamma di due di questi bambini ha preso un sacco e si è seduta sulla roccia lì vicino agli alberi dove sono stati piccati, e lei fino all'inverno, fino a 5-6 mesi dopo, non li ha lasciati essere mangiato dei uccelli, dei voltoi o degli animali. Lei non ha dormito, si è distrutto, mamma mia, però
diciamo, lei era lì presente, scacciare via, diciamo, tutti, diciamo, gli voltoi e gli animali. Allora, la Gemara lì in Yevamot, e perciò voglio raccontare perché questo è fortissimo e questo deve essere un insegnamento indelibile per tutti noi. Allora, il re era Davide, lui era il capo degli ebrei e gli ebrei erano proprio i padroni della terra, non c'era ancora l'ONU, non c'era ancora Biden, non c'era ancora, diciamo, tutti i politici, i politicanti. Allora chiede la Gemara, ma come è possibile che 7 persone innocenti moriranno per il peccato del loro nonno? C'è scritto nella Torah, questo è Deuteronomia 24, lo yumtu avot albanim, che quando ci sono dei figli di genitori che loro hanno fatto qualche grave peccato, allora i genitori non possono essere uccisi. E anche se i genitori sono dei malavita e hanno fatto delle cose incredibili, i figli non pagheranno per i peccati dei genitori. Qui abbiamo Davide, il re di Israele, ebreo religioso, siamo noi i padroni, abbiamo lasciato che questi ghivoni prenderanno 7 persone innocenti e saranno impiccati. Ma c'è scritto nella Torah che non si può. Allora cosa dice Rabbi Yochanan? Mutav, potete guardare nel Gemara Yevamot, pagina 79. Mutav è meglio se te haker otachat min haTorah, che sarás tolto, sradicato una legge della Torah, va'al yitchalel shem shamayim befarese, però la gente non possono, non dovranno parlare male di Hashem. Immaginiamoci questi givonim, prima che loro sono stati accontentati, loro dicevano, guardi questi ebrei, loro hanno dei popoli poveri, fanno delle cose che fanno uccidere persone innocenti, e dove è il loro Dio? Hashem ha portato 3 anni di carestia perché non è possibile che persone possano parlare così negativo di Hashem. Anche se nella Torah c'è scritto che non possono morire figli a causa dei genitori, però questo è di massimo basilare importanza, che Hashem ama anche delle persone povere, anche persone che erano indecenti perché hanno ingannato. Hashem non porterà male a nessuno. Questo è il massimo di importanza. Poi chiede la Gemara avanti, quanto tempo è rimasto questi, diciamo, 7 figli e nipoti di Shaul, quanto tempo sono rimasti impiccati sull'albero? Allora dice, diciamo, Samuele 2:21, lei è rimasta lì dall'inizio della mietitura dell'orzo, che è circa Pesach, finché è cominciato a piovere, questo è dopo Sukkot, vuol dire circa 5-6 mesi. Allora chiede la Gemara, ma c'è scritto nella Torah, lo talin nivlato ala etz, quando una persona era idolatro e è stato avvertito di 2 testimoni.
Se tu continui ad essere idolatro, tu sarai proprio lapidato, ucciso. Faccio quello che voglio, non mi interessa niente, io sono contro di Dio. L'hanno detto chiaro, l'hai sentito, hai capito. Io capisco tutto, faccio quello che voglio. Allora questa persona veniva lapidata, ci sono due testimoni, uno non basta, due testimoni, e lui ha dovuto rispondere, ha risposto. E dopo che è stato lapidato, era necessario di impiccarlo, dopo che lui era già morto, perché morte con impiccagione, questo non c'è nella religione ebraica. Eichmann non so che cosa hanno fatto, però diciamo non c'entra questo con Torah. Allora, dice la Torah, deve essere impiccato il cadavere, però soltanto per qualche ora, non può lasciarlo la notte. Lo talin nivlato, è vietato lasciare dormire la sua cadavere al haetz, sull'albero. E qui erano sette bravi ragazzi, 5 mesi sul albero. E grazie al cielo che non sono stati mangiati, smangiati dei voltoi, diciamo, perché questa mamma. Ma perché Davide non ha detto, noi seppelliamo perché è vietato, c'è scritto nella Torah. Cosa risponde la Gemara? Dice lo stesso Rabbi Yochanan, che era uno dei maestri più importanti, mutave meglio, se te acher otachat min Torah, che una mitzvah della Torah sarà tolto, sarà sradicato. Ei bietkadeshim shamayim befaresi, e sarà santificato il nome di Hashem dappertutto. C'è una domanda, cosa vuol dire che sarà santificato il nome di Hashem? Allora questi sette poveri ragazzi che sono lì impiccati, la gente passavano e chiedevano, come mai, diciamo, sono impiccati per così tanto tempo? Allora l'hanno raccontato perché c'era Shaul e lui ha ucciso i Kohanim e perciò sono morti diversi di loro di fame. Allora guardi questo popolo ebraico, questi Givonim hanno ingannato il popolo ebraico e così sono rimasti in vita. E loro con crudeltà hanno fatto uccidere 7 innocenti soltanto per calmarli. E guardi questi ebrei davanti a questi mascalzoni falsitori, loro per portare pace al mondo, che loro non saranno, diciamo, sentiti meno importanti. Questo è ebraismo. Hashem ama ogni singola essere. Allora, se questo è il modo come Hashem si comporta con persone che sono non esattamente onesti, a maggior ragione quanto Hashem, lui si comporterà bene con una persona che cerca di essere una brava persona. Allora, a causa di queste 7 persone, sono stati aggiunti nel tempo di Shlomo HaMelech, che era subito dopo Davide HaMelech, sono stati aggiunti 150.000 convertiti, quando hanno sentito questo, che la gente parla, questo sì che è una religione, che vogliamo avere parte con questo. Che persone che anche hanno sbagliato, però per dimostrare quanto Hashem vuole accontentare ogni singola persona, non esiste come ebraismo. E questo è qualche cosa per noi ebrei religiosi
dobbiamo comportarsi in una maniera che nessuna persona esistente potrà mai parlare male della religione ebraica o da Hashem. Hashem vuole bene a ogni singola esistenza e lui è il creatore di ogni singola cosa. Ok, allora, e se Dio vuole, prossima settimana e continuiamo e finiamo il primo capitolo, diciamo, di Tanya. Shalom!